Allora, la presentazione è fatta praticamente da queste tre parti, se domanda PC, no? Allora, come siamo fatti come azienda ospedaliera? Oltretutto, prima si è parlato del progetto CRS SIS della Regione Lombardia, noi siamo stati la provincia pilota e la provincia che ha fatto la sperimentazione dal 2000 al 2002, prima dell'avvio del progetto su tutta la regione. Ecco, considerate che l'azienda ospedaliera è fatta da tre presidi ospedalieri, quello di Lecco, quello di Merate e quello di Bellano. Lecco e Merate sono per acuti e poi abbiamo quattro poliambulatori territoriali. L'ospedale di Bellano è di riabilitazione. L'attività, per dare un'idea di quello che facciamo, è fatto da 1037 posti accreditati, eseguiamo circa 40.000 ricoveri all'anno, 60.000 accessi di pronto soccorso. E siamo a circa 3.000 dipendenti. Queste sono le tre foto in cui c'è l'ospedale di Lecco, che è quello nuovo in alto a sinistra. Ecco, l'obiettivo di questo progetto è stato il segue sono stati, erano i seguenti: l'uniformità a livello aziendale della refertazione. Noi arrivavamo da un progetto di Vision 2000 in cui erano state uniformate tutte le cartelle cliniche, quindi l'approccio cartaceo da cartella clinica a livello aziendale in un unico formato. Il passaggio è che bisognava poi uniformare tutta la parte di refertazione. L'altro obiettivo è la creazione di un repository strutturato all'interno dell'azienda su tutti e tre i presidi, un percorso di integrazione tra il medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e noi, che rientra nel progetto del CRS SIS, per cui nel momento in cui un nostro paziente viene dimesso e la lettera di dimissione è disponibile subito al medico di medicina generale, un unico strumento per il processo di accesso alle attività cliniche, sia in ambulatorio sia in ricovero, andando a seguire il processo fin dal momento dell'inserimento in lista d'attesa per un ricovero. La gestione del posto fisico e del posto logico del paziente, considerate che la nostra azienda lavora molto a livello dipartimentale, quindi una delle problematiche che erano sorte era stata quella di individuare i criteri e la gestione assistenziale infermieristica dei pazienti e la gestione invece medica dello stesso paziente. Magari nella stessa area c'erano specialità diverse, ma l'infermiera doveva gestire tutte in quel contesto, mentre il medico doveva vedere quelle della propria specialità. E poi questo è stato l'inizio del cammino verso la dematerializzazione del sistema. Il gruppo di lavoro in cui ho messo praticamente l'azienda ospedaliera, perché c'era la direzione generale, i sistemi informativi, le direzioni mediche di presidio, i dipartimenti sanitari, le strutture in staff e il SITRA. Considerate che l'inizio del progetto in embrione era stato fatto un anno prima, poi in realtà è partito in marzo 2008, sono state fatte diverse riunioni di condivisione, incontri sia per il discorso privacy, per il discorso della condivisione, come gestire le informazioni, e il passaggio in esercizio a tutti e tre i presidi è stato fatto il luglio 2009. Considerate che tutto il software è stato sviluppato internamente dal nostro servizio, per cui è di nostra proprietà. Adesso volevamo anche, come diceva anche il mio precedente, la persona che mi ha parlato prima di Genova, il discorso di mettere in condivisione queste risorse, perché il fatto di poter fare un open source in cui noi, ognuno dà software e gestione e ognuno lo arricchisce, rende solo più utile a tutti il sistema. Nel progetto è stata gestita la comunicazione attraverso un tavolo del lunedì, noi abbiamo una riunione che viene fatta con tutti i direttori di dipartimento, con tutti i direttori di staff e le direzioni generali ogni lunedì pomeriggio, comunicazione continua ai dipendenti attraverso incontri mirati e comunicazione a mezzo stampa. La formazione è stata di tipo in aula e di tipo di affiancamento durante la partenza. Considerate che siamo partiti, qui ci sono le implementazioni, in 2 giorni abbiamo fatto partire ogni singolo presidio, quindi cambiavamo direttamente il software di pronto soccorso, ADT, inserivamo questo facendo questa prassi, quindi il giovedì notte si chiudeva, il venerdì mattina ripartiva il pronto soccorso nuovo, l'accettazione nuova, il venerdì partiva il sistema, diciamo, IPAC. E il sabato e domenica c'era il momento di calma in cui vedevamo che tutto funzionasse in modo corretto e lunedì partiva a pieno regime. È stato fatto su tutti e tre i presidi.
In questo momento i numeri di diritto sono 950 persone abilitate, sono state inserite 7.400 liste d'attesa, 32.000 ricoveri gestiti, accessi ambulatoriali, esami radiologici che permettono di gestire il sistema. Ecco, adesso si è spento tutto, per darvi l'idea, proprio un secondo, vi faccio vedere, ecco qui. Voi considerate che in azienda abbiamo un portale aziendale che permette tutta una serie di attività, dalle richieste a fiere, autorizzazioni. Questo è il pezzo, diciamo, clinico. Io entro come utente, sono abilitato a vedere nei tre presidi, un utente di prova, per cui ho mischiato un po' tutte le informazioni. Però considerate che il dipartimento cardiologico ha più reparti, quindi un medico di dipartimento cardiologico può vedersi come si muove attraverso i tre presidi tutte le informazioni. In ogni momento io posso vedere i pazienti ricoverati. Nel momento in cui vedo i pazienti ricoverati, vedete, e qui sono tutti criptati per cui non c'è problema di privacy, nel momento in cui vedo in ogni momento da qualunque postazione, ci sono 1600 postazioni in azienda, posso vedere le consulenze che devo fare verso altre parti, dove le devo fare, posso vedere quello che dicevo, i pazienti ricoverati, posso richiedere tutta una serie di attività dalle consulenze ad altre parti, fino ad arrivare a richiedere, fino a arrivare a vedere quello che è lo storico del paziente, per cui se entro in questo, vedete qui c'è una P, una D, questi sono quelli presenti, questo è in dimissione oggi, quindi in dimissione, comunque se in dimissione che sia presente, io entro e posso vedere, posso fare attività su di lui, quindi laboratorio, prescrivere, richiedere, vedere referti. Posso andare a vedere lo storico dei recovery che ha fatto all'interno dell'azienda e mi fa vedere i recovery presenti andando a vedere la lettera. Posso andare a vedere lo storico eventi di attività che ha fatto extra recovery, extra ambulatoriale, per cui posso andare a vedere gli esami di laboratorio che mi interessano in quel momento. Posso fare la lettera di dimissione, posso fare tutta una serie di attività di gestione. La cosa utile, che vedete, è molto semplice da utilizzare, per cui non è particolarmente complesso. Sulla lettera di dimissione, in questo caso abbiamo fatto tutta un'attività anche di gestione privacy, per cui è stato suddiviso in campi, abbiamo distribuito la firma digitale, abbiamo fatto lo scolamento del cittadino per le leggi speciali, in modo che sia automatizzato tutto questo. Questo diventa lo strumento praticamente di lavoro quotidiano di tutti i medici. Contemporaneamente è possibile, sempre senza considerate la connessione a internet, però senza problemi è possibile andare a vedere anche cosa devo fare io oggi in ambulatorio, per cui nel momento in cui entro mi fa vedere la lista dei miei pazienti che devo visitare, la possibilità di refertazione, posso in quel momento richiedere altre attività, posso far vedere, posso mettere in lista d'attesa, che magari ho stabilizzato un paziente che devo mettere in lista d'attesa per il ricovero, e in qualche modo riesco a gestire praticamente tutto il percorso del paziente. In reparto, nel momento in cui mi presento, l'infermiere si vede una lista dei pazienti che devo, ecco cosa è successo. Ecco, guarda, scusate, anche così. Vedete, ambulatoriale, in questo caso se entro qui, io sono un medico, sono abilitato a vedere alcune agende, entro qui, in questo caso vedo quello che devo fare io oggi in questa giornata, quindi posso fare referto, posso accedere allo storico dei pazienti, posso prenotare in lista d'attesa, posso fare tutte le attività che ci sono andando a chiudere quello del processo clinico ospedaliero.